No, sono partito. Giorgio, qual è l'incontro che ti ha cambiato la vita? Allora, l'incontro che mi ha cambiato la vita musicale, diciamo, è stato quando ho incontrato Donna Summer a Monaco di Baviera. Abbiamo inciso un bel pezzo che si chiama Love to Love You Baby. È stato il mio primo gran successo, il primo gran successo di Donna. Praticamente ha cambiato la vita mia di donna, certo, da un momento all'altro eravamo famosi e quindi è l'incontro più bello della mia vita. Altre belle collaborazioni importanti. Ma io ho lavorato con tutti, con David Bowie, con Barbara Streisand, con Freddie Mercury, con Donna Summer, con Blondie, cioè gli attori. Cioè, i cantanti con cui ho lavorato erano tutti bravi, tutti belle voci, tutti famosi, tutti poi bravi come cantanti. Allora, suonare qui a San Martino di Castrozza, su, alle Palle di Castrozza, mi piace moltissimo, mi piace, sono di Ortisei, quindi mi sento a casa. Poi qui la vista, il panorama è una cosa stupenda, è un gioiello delle Dolomiti. I premi a cui sei più affezionato? I premi sono due più o meno, cioè, i premi sono i tre Oscar e poi i quattro Grammy e poi dei premi più piccoli, diciamo, Producer of the Year, che non sono importanti. Gli altri premi sono tutti importanti, però l'Oscar e i Grammy sono i più importanti. E un brano invece a cui ti senti più affezionato, legato? Ma i brani mi piacciono tutti, sono tutti come i figli miei, però per esempio I Feel Love forse è quello che mi piace di più, quello che mi ha aperto un po' anche è quello che poi mi ha aperto l'uso dell'elettronica e mi sembra che sia stato un bel successo, un successone. Vabbè, credo che nessuno disegni niente. Fermo, fermo, fermo. Aspetta, guarda che gli faccio io. Dude.